Sì, è un 2024 ricco di inizio di lavori. Palma è di fatti un cantiere, lo diciamo con orgoglio, consapevole che in questo momento con tutti i cantieri aperti vi è anche un disagio dal punto di vista del traffico e della percorribilità, però è evidente che le opere vanno realizzate ed è una benedizione. Ringraziamo davvero tutti coloro che hanno contribuito a questo meraviglioso risultato. Questa è la terza opera che inauguriamo ed è la terza opera finanziata dal PNRR. Consideri che non abbiamo avuto il tempo di fare la prima opera con l'inizio del cantiere e come vede alle mie spalle già l'opera va avanti nella sua realizzazione. Io colgo sempre l'occasione per ringraziare innanzitutto Dio perché da credente mi affido alla sua volontà, ma ringrazio tutti coloro i quali mi stanno vicino e insieme con me servono con orgoglio questa comunità, dei miei assessori, ai miei collaboratori, al Consiglio Comunale rappresentato e diretto dal Presidente del Consiglio Domenico Scicone, con il quale vi è una totale sinergia nella visione di questa città, con i consiglieri di maggioranza che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Siamo orgogliosi di servire questa comunità, questa è un'opera importante, qui verrà realizzata la mensa per i bambini del mio paese. Dopo l'asilo nido, dopo la scuola Isabella Tomasi in Viale Diaz, oggi la mensa e nei prossimi giorni ulteriori nuove pose di prime pietre. Il percorso intrapreso è quello giusto, il cammino è ancora lungo e molto è da fare, ma noi con orgoglio serviamo questa comunità. E in un momento nel quale si parla di PNRR, si parla di difficoltà nel fare le gare e realizzare le opere, non con non poco orgoglio aver posto il terzo inizio dei lavori di progetti del PNRR in così pochi giorni è una gioia che voglio condividere con la mia città e con il mio popolo che amo e che sono onorato di servire. Quindi, Sindaco, non è così difficile ottenere finanziamenti col PNRR? Lo avete dimostrato voi. Non è semplicissimo, non è difficile, ma bisogna fare le cose per bene. E a noi piace lavorare e fare le cose per bene, così come la legge prescrive. Siamo qui per rappresentare lo Stato, rappresentare la nostra comunità e con le persone capaci, con la voglia di fare, con l'amore verso il nostro paese, nulla è impossibile, nulla è difficile, ma tutto diventa facile grazie all'impegno, alla capacità e alla volontà di Dio.